Secondo incontro con Gino Mascari, portavoce del mercato di Rialto, ma non solo, anche portavoce di tutti i veneziani. Parliamo di degrado, sono approfondimenti che stiamo dedicando al degrado di Mestre di Venezia. Nelle scorse settimane abbiamo ospitato i problemi di Mestre, questa volta ospitiamo i problemi di Venezia. E con Mascari oggi parliamo di restauri sbagliati, no? Perché in questo momento a Venezia vengono continuamente sostituiti i maseni originali con altri maseni di tutt'altro tipo, che si consumano molto di più, sì, molto beh, più in fretta. Sicuramente tutti i veneziani si sono chiesti ma che fine hanno fatto i nostri maseni, perché anche quelli mi sembrerà impossibile ma sono nostri di animo. E io tempo fa parlai con un dirigente di Insula e allora mi disse guarda, non ti devi preoccupare perché i maseni sono tutti catalogati e messi da parte. Allora io mi dico una cosa, se io a casa mia devo cambiare delle piastrelle, tengo quelle che non si rompono per risparmiare. Mi viene il dubbio che ci sia un bel giro di soldini sotto questa sostituzione. Perciò abbiamo sostituito un pezzo storico della città, perché ogni masegno è un pezzo storico della città, anche se in certi campi una volta c'era la famosa spina di pesce in laterizio, abbiamo sostituito con qualcosa che si deteriora molto facilmente, che diventa scivoloso alla pioggia, perché ci sono certi campi come Campo San Giacomo dell'Orio, che se uno ha una scarpa normalissima, su quei masini là, se sono bagnati, si ammazza. Adesso sicuramente il problema di Venezia non è i maseni, per l'amor di Dio, è uno dei problemi di Venezia. È uno dove il veneziano attento vorrebbe vedere un po' chiaro, ecco, capire veramente i meccanismi. Perché non chiederlo alla Corte dei Conti, per esempio, come sta facendo nel caso specifico un'indagine su quello che è il buco famoso del Lido di 40 milioni di euro, soldini che sembra comunque che non sia responsabile nessuno, è stato tutto vagliato alla perfezione, i carotaggi non hanno mostrato niente. Adesso io dico una cosa, ma è brutto chiedere, come succede in altri paesi, che chi fa certi errori venga in qualche modo condannato, per l'amor di Dio. In Italia non va nessuno in galera, però diciamo anche una pena pecuniaria o toglierlo da certi incarichi che non è in grado di sostenere. O facciamo all'italiana sempre, benissimo, mi fai fallire l'Italia, non c'è nessun problema, ti sposto a tre in Italia, ma col doppio di paga. Ecco. Cioè, questo è una definirla. Cioè, sì. Ecco, torniamo un po' su Venezia. Sì. No, il buco del Lido se ne è parlato in modo molto diffuso, si è scoperto purtroppo, e questo non si capisce perché si è scoperto troppo tardi, che il terreno era da bonificare, questo è l'errore di fondo, no? Perché i soldi non è che sono stati così intascati, sono stati proprio spesi nello scavo, ma purtroppo non essendo stata completata l'opera è rimasta così. Ma non c'è solo il buco del Lido, ci sono anche altri sprechi, no, che voi denunciate. Gli sprechi a Venezia, al di là del fatto che mi dispiace, cado sempre sul ponte Calatrava, non perché io ce l'abbia con Santiago Calatrava, che lo ritengo un genio, però purtroppo non posso capire come sia possibile per 14 gradini di vetro spendere 49.000 euro. Mi dovete proprio scusare, lo so che io non ho la mentalità di un politico che può comprendere queste cose, ma sono capofamiglia, di conseguenza faccio i conti con la mia tasca. E non riesco a capire come si possa aver fatto un ponte che è instabile, un nuovo via che è improponibile. Non riesco a capire se il People Mover, veramente, che è costato credo all'intorno 25 milioni di euro, li ammortizzerà mai questi soldini, visto che è impianto stabile vuoto. Cioè, io sono questi gli sprechi. Cioè, allora io credo, ritornando al capofamiglia, che vaglia le spese da fare. Perché il comune non deve farlo? Perché ci deve essere questo, tanto comunque i soldi non sono nostri, perché questa è l'idea, e da qualche parte si arrafferanno. Questa purtroppo è la mentalità di un irresponsabile non come persona ma come gruppo di persone, ecco. Perché tanto c'è sempre qualcuno che poi... Ecco, ma gli sprechi sono anche legati al fatto che Venezia sta un po' perdendo l'identità, no? Cioè, appunto, parlavamo dei masegni prima, poi parliamo magari anche di Nisioletti, un'altra questione che ha così scaldato gli animi. C'è un po' così il timore che si spendano dei soldi per cose che finiscono per rovinare l'identità della città.
Ma sicuramente così. Adesso parlando di inizio eti, per l'amor di Dio, io credo che sia veramente una cosa un po' diciamo leggera, no? Importante, diceva il signor Zaia, che comunque attenzione ragazzi, perché se vi cambiano le nomenclature di inizio eti vi vogliono sradicare dalla tradizione. Ma viva Dio, stiamo scherzando? Ormai la tradizione è morta a Venezia. Stiamo cercando a rialto di mantenere un fortino contro appunto questo smembramento di tradizione, perché noi vorremmo ovviamente mantenere la tradizione a rialto, perché rialto è ancora un nucleo di anime, perché la città, come le chiese, la città non è che la fanno gli edifici, la fanno i veneziani, la fanno le persone che la vivono, che la amano. La chiesa non è la chiesa in quanto struttura, ma la chiesa in quanto struttura è un assieme di persone che vanno a pregare assieme. È questo che sta mancando, perciò la tradizione inizio eti va benissimo. Io cercherei di assoldare con il cuore anime di veneziani, affinché tutti si potessero battere e dire la loro. Perché lo sappiamo da sempre, è una cosa scontata, ma l'unione fa la forza e adesso di unione purtroppo non ce n'è più, forse perché giustamente non ci sono neanche più veneziani. Quindi un appello che possiamo lanciare al comune, al sindaco in particolare, che in questi giorni è molto impegnato sulla città. Sicuramente, noi non crediamo assolutamente che ci siano, che il problema Rialto o anima di veneziani sia più importante delle grandi navi, per l'amor di Dio. Io dico però, quando un gruppo di persone, tipo un rappresentante come posso io, senza bandiere, senza colori, ma solo di anima veneziano, chiede gentilmente di avere delle informazioni su quello che può essere la destinazione della loggetta in pescheria, per esempio, facciamo un museo islamico o lo facciamo veramente per i veneziani? Cosa avete intenzione di fare? Cosa non avete intenzione di fare? Oppure qualsiasi altra cosa, come gestiremo per esempio ecco, le procuratie che sono a ridosso appunto dell'erberia? Una volta che si libererà il tribunale di Rialto? E questa è un'altra domanda che, certo, però merita un altro approfondimento, certo, di altri 5 minuti. Cioè, quindi, diciamo così, lanciamo... ecco, la preghiera è quello di ascoltare anche coloro che li hanno votati. Ecco, e speriamo che ci ascoltino. Grazie. Grazie a voi.